Sarà Napoli ad ospitare per il Mezzogiorno d'Italia il consorzio di garanzia collettiva Fidi dedicato ai liberi professionisti. Si chiama Fidi Prof Centro Sud, uno strumento che nasce per rispondere alle difficoltà economiche in cui versa il settore delle libere professioni, con l'obiettivo di agevolare gli investimenti e sostenere i giovani che vogliono intraprendere un percorso professionale. Una volta i confidi erano soltanto per ottenere migliori condizioni, più favorevoli diciamo nei confronti degli studi bancari, ora invece è uno strumento, forse l'unico ancora possibile, per poter ottenere credito. Il Sud tante volte è danneggiato per una situazione di insolvenza che probabilmente lo penalizza sotto il profilo dei tassi. Noi invece abbiamo voluto fare un accordo che preveda tassi uguali per il Nord, il Centro e il Sud. Costituiti già a metà degli anni 50 per facilitare l'accesso al credito alle piccole imprese, per la prima volta in Italia i confidi si rivolgono anche ai professionisti. E dopo Milano, sede italiana di riferimento per il Nord, Napoli viene scelta per ospitare il consorzio nel Centro Sud. Questo significa che Napoli, dopo 20 anni di depauperamento del sistema creditizio, sono andati via tutti i centri direzionali praticamente, c'è un segno di inversione di tendenza. La sede sarà a Napoli, le assunzioni saranno a Napoli, si opererà però con un raggio d'azione largo, e quindi questa è la cosa che ci piace di più: lavoro vero, lavoro serio e un lavoro non soltanto locale. Un modo molto importante per rimettere in moto l'economia, non solo verso le imprese ma verso i professionisti, i liberi professionisti, una novità importante, e siamo orgogliosi che la sede del Centro Sud sia a Napoli. Promossa da Confprofessionisti, l'iniziativa è stata presentata in sala giunta dal sindaco De Magistris con l'assessore alle attività produttive Marco Esposito e rappresenta un riconoscimento di prestigio per la città, con ricadute positive anche sul piano occupazionale. È stato approvato appunto al decreto sviluppo circa un anno fa questo emendamento che ha esteso finalmente l'istituto dei confidi a tutti i professionisti. Credo che questa era una carenza normativa che andava sicuramente riempita, e una cosa importantissima per i giovani, credo, oltre che per coloro i quali hanno difficoltà in questo momento di essere pagati dai clienti, ma i giovani che si avvicinano alle professioni e che hanno difficoltà economiche. Credo che confidi possano essere un prezioso aiuto. Se compariamo con quello che è stato negli anni precedenti l'istituto per i confidi per le altre categorie, che ha dato posti di lavoro e ancora oggi ne dà, credo che possa essere un'opportunità importante anche a livello occupazionale.